Era Rockers Parma latte match di bassa classifica, ce la racconta Mirko Loparelli. Sì, Peppe, un match tra due squadre che bazzicano nelle zone basse della classifica e che si presentano al campo con pochi effettivi. In Parmalat addirittura si presentano in quattro, infatti giocherà con loro in articolo 11, incorpora dei 7-up. Nei Rockers qualche uomo in più, però l'assenza del portiere è determinante e quindi giocherà con loro in articolo 11 Mesiti. Partita che nei primi minuti è contratta, le due squadre si espongono poco e non fanno vedere all'inizio un bellissimo calcio. Prima occasione comunque è di Targa Parmalat, che è con Pipitone, che con una conclusione che viene neutralizzata da Mesiti. I Rockers rispondono con Madelon, ma la conclusione si spegne sul fondo. Al sesto minuto, però, grande contropiede dei Rockers. Madelon brucia tutta la fascia destra, mette in mezzo un pallone per Termini che da solo insacca l'1-0, quindi il Rockers in vantaggio clamorosamente. I Parmalat cercano poco dopo di recuperare la partita, ci provano innanzitutto con un tiro a girare di Caruso, ma la conclusione si spegne sul fondo. Poi Pipitone, grande conclusione a rete dalla distanza e ottimo riflesso di Mesiti che mette in calcio d'angolo. I Rockers si difendono bene, ripartono ottimamente in contropiede. Madelon in questa fase della partita è scatenato ed è davvero incontenibile. Le sue conclusioni sono molto insidiose, però non riescono a dare il doppio vantaggio ai Rockers. A partire dal quindicesimo, i Parmalat invece prendono il pallino del gioco e cominciano un vero e proprio bombardamento alla porta dei Rockers. Ci provano infatti tutti gli effettivi dei Parmalat, sia Pipitone che Battaglia che Caruso, ma la palla sembra non voler entrare. Quando però al diciottesimo Caruso dalla destra tira un piazzato contro il quale Mesiti si oppone con il piede. È stato troppo sufficiente questo intervento di Mesiti perché il piede non è stato sufficiente per contrastare la conclusione e la palla quindi si infila in rete per il pareggio dei Parmalat. Sul fine del primo tempo i Parmalat tentano di trovare il vantaggio, ma le conclusioni di Pipitone e Caruso non hanno buon fine. Finisce quindi col risultato di 1-1. Uno scialbo primo tempo. Inizia il secondo tempo e subito i Parmalat prendono le redini del gioco. Palo di battaglia subito dopo aver battuto, e poi subito dopo il palo arriva il gol del vantaggio della squadra in maglia giallo-blu. Infatti viene servita una palla allo stesso Battaglia che dopo il palo sigla il gol del vantaggio per i Parmalat. Da qui una ascesa clamorosa dei Parmalat che i Rockers non riescono a contrastare. Infatti sembra che sia in questa fase in blackout, ci sia un blackout per i Rockers che non riescono a contrastare le avanzate dei Parmalat. E subito infatti dopo il gol del vantaggio arriva il 3-1 di Caruso che prende palla e inventa un gran gol dalla distanza, quindi doppio vantaggio per i Parmalat. Subito dopo i Rockers continuano a non farsi vedere e sembrano ormai rassegnati quasi alla sconfitta. Pipitone parte da dietro e dopo essersi scartato due avversari batte un colpevole Mesiti anche in questa occasione per il 4-1 dei Parmalat. Mesiti in questa situazione sembra che stia giocando un po' troppo con sufficienza, forse già pagato del risultato acquisito con la sua squadra. Al dodicesimo minuto la Monica cerca di trovare il gol del venerdì, perché oggi è venerdì, tira da centrocampo una palombella incredibile che sfiora l'incrocio. Sarebbe stato un gol clamoroso quello della Monica, non avrebbe influito sul risultato, ma sarebbe stato davvero incredibile. Subito dopo però Caruso salta un uomo, mette in mezzo del Pipitone che segna il 5-1, quindi partita ormai chiusa. Nervosismo per i Rockers, ammonito Madelon che si rende protagonista di parole certamente sopra le righe che potevano essere evitate. Il signor Ferrigno per questo gli affibbia un giallo che costa caro ai Rockers. La partita è ormai chiusa e i Parmalat cercano soltanto di arrotondare il risultato. Ci provano tutti gli effettivi in maglia giallo-blu fino a che su errore difensivo Caruso mette a segno facilmente la sua tripletta per il 6-1 dei Parmalat. C'è ancora tempo per un altro gol, ci si aspetterebbe quello di Pipitone per fare un'altra tripletta, ma in realtà arriva il quarto gol di Caruso per il 7-1 che chiude la partita. Partita che quindi ha messo in mostra chiaramente le deficienze dei Rockers, che oltre a presentarsi al campo senza portiere, sono presentati con altre assenze che hanno contribuito a un risultato che li condanna nettamente. L'unico da salvare in questa situazione è sicuramente Madelon, che ha mostrato grande corsa, grande impegno, grande grinta, forse anche per i suoi compagni, però non è bastato, un uomo solo non fa una squadra. Per i Parmalat che si sono presentati in campo in 5, comunque positiva la prestazione di tutti, ognuno ha dato il contributo alla vittoria, sia il portiere Misuraca, sia Battaglia e soprattutto Caruso che è stato certamente il migliore in campo. Buona anche la prova di incorporo in articolo 11 e Pipitone a cui è mancata soltanto la tripletta. Quindi i Parmalat che con questa vittoria escono dalle zone basse e si rilanciano verso una zona di maggiore tranquillità, Rockers che sono sempre più affossati nel fondo della classifica. Ti ringrazio Mirko per questo ottimo commento e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, ciao.